siamo con Tommaso degli scout del gruppo Imperia 2, qui ci sono tutti e due i gruppi, Imperia 1 e Imperia 2, al lavoro a Cristo Re per un vero e proprio laboratorio di Natale. Entrando qui sembra di essere nella casa di Babbo Natale, ci sono centinaia e centinaia di regali. Ecco, che tipo di iniziativa è intanto per cominciare? Allora, questa è un'iniziativa assolutamente volontaria che punta a donare questi regali, questi giocattoli ai bambini della Caritas di Imperia. Ovviamente tutto a scopo volontario e a scopo benefico. Com'è nata l'idea? L'idea è nata appunto dalla nostra volontà di fare del bene, soprattutto in questo periodo a Natale, e regalare un sorriso magari a dei bambini che magari non se lo sarebbero potuti permettere senza di noi. Ecco, e quando avete lanciato l'iniziativa vi aspettavate un'adesione di questo tipo? Assolutamente no, sono arrivati risultati assolutamente oltre le aspettative. Abbiamo due stanze praticamente piene di giocattoli e siamo letteralmente sommersi dal lavoro. Avete un'idea più o meno di quanti giocattoli ci sono arrivati? Un'idea no, ma a grandi linee secondo me siamo sui 2.000-2.500 giocattoli, secondo me. Quali sono i giochi che hanno portato di più? Sicuramente peluche, ci sono tantissimi peluche di ogni forma, colore, personaggio, e puzzle e macchinine, comunque giochi abbastanza semplici che si trovano dappertutto. E chi ha aderito? Principalmente le famiglie specialmente appunto che magari noi conosciamo, anche quindi abbiamo contattato direttamente, e sì, quindi principalmente famiglie che appunto magari con i figli che sono diventati grandi volevano darci una mano dando via magari i giocattoli che magari avrebbero soltanto preso della polvere in soffitta o in cantina. Ecco, adesso dopo la raccolta, adesso è arrivato il momento di fare i pacchetti. Da quant'è che siete al lavoro? E allora, a impacchettare stiamo lavorando da circa 2 settimane, mentre per quanto riguarda la raccolta dura da circa un poco meno di un mesetto. Quanto andrete avanti? Andremo avanti fino al 23 di dicembre, finché sarà il giorno della distribuzione dei giocattoli. Come funzionerà la distribuzione? E ci saremo tutti noi che appunto distribuiremo i giocattoli ai bambini della Caritas di Imperia. E siete giovanissimi, tu hai 16 anni e i tuoi compagni? Sì, io ho 16 anni, sono tra i più giovani, si va dai 16 fino ai 20, 21 più o meno. Ed è la prima volta che organizzate un evento di questo tipo? Sì, è la prima volta che lo organizziamo noi come gruppo. E dopo questo successo lo farete anche il prossimo anno? Sì, a parte il successo è che ci avanzeranno sicuramente tantissimi giocattoli e quindi ci serviranno anche per l'anno prossimo. Alessandro De Nicolai, capo scout del gruppo Imperia 2. I ragazzi sono al lavoro e qui si respira proprio un'area di Natale, di condivisione, e ci sono molte persone che hanno aderito volentieri all'iniziativa dei ragazzi. Sì, davvero, l'entusiasmo dei ragazzi è sempre coinvolgente, si sono dati da fare per diffondere l'iniziativa che ha avuto una grande risposta. C'è chi ha portato giocattoli, tantissimi, e c'è anche chi si è offerto per dare una mano, coinvolto all'ultimo momento, è tornato il giorno dopo e ha dato una mano anche lui impacchettando qualche regalo. Quindi è bello vedere che, come dire, in questo periodo anche il bene può essere contagioso.